Anche tu curioso di vedere la mia nuova casa? Amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, ci troviamo in un bellissimo giardino. Quella non volevo spoilerarvela subito, ma è molto difficile da nascondere. Se siete abituati a Sasciotto, sapete che Sascio viaggia tantissimo. Nel corso di tutti gli anni di YouTube ho cambiato tantissime case, tipo 4-5 soltanto a Milano. Comunque, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qua da un anno e mezzo, dal momento in cui ci siamo trasferiti all'estero, e ho preso la palla al balzo, visto che era scaduto un anno, diciamo, l'annuale dell'appartamento dove stavo prima, ovviamente al Paramount, che è stata un'esperienza veramente incredibile. Primo momento della mia vita dove ho detto: ammazza, sto prendendo una casa all'estero, lontano da casa. È stato un anno veramente lunghissimo, quello del 2023, come avete visto nel recap video che abbiamo fatto la scorsa settimana. Però eccoci qua. Non mi sembra neanche di stare a Dubai, perché effettivamente c'è un po' di verde. Cioè, da quando mi sono trasferito, se non fosse stato per i viaggi, non avrei visto verde. Quindi che bello. Rispetto allo scorso appartamento ci siamo veramente spostati di pochissimo, perché siamo sempre in zona Business Bay Downtown. Credo che qua saremo effettivamente in Downtown, ma ci siamo spostati a livello d'aria massimo forse di 1 chilometro. E volevo mostrarvi così, subito, senza tante attese, il building dove sto abitando adesso. Esattamente questo qua. E per capire il piano vi ho dato un piccolo indizio, guardate. Ho lasciato le luci accese sul terrazzo per capire dove effettivamente stiamo. Molto alti. E nel mentre mi dirigo verso l'entrata, perché ci sono un sacco di cose da vedere, soprattutto l'appartamento, perché abbiamo preso un appartamento più grande, ha un piano molto più alto, quindi c'è sempre una novità. Cioè, non so se capite, terrazzo. Come sempre vi ricordo che molte di queste cose ve le faccio vedere in anteprima su Telegram, quindi trovate il link direttamente in descrizione, mi raccomando seguitemi, perché sono delle anteprime succulente, non solo di quelle che sono i video YouTube, ma anche tutto il resto che faccio durante la giornata che non mostro. Telegram ci unisce veramente tantissimo e riesco a parlare direttamente con voi. Prima di entrare diamo le dovute presentazioni. Benvenuti amici al Damac Maison Distinction. Qua abbiamo direttamente il valet parking, così nel caso arrivassimo con la nostra bella macchina qua ce la prenderebbero direttamente, ce la porterebbero nei parcheggi, che qua i parcheggi non sono sottoterra come è normale che si veda da noi, ma nei primi piani del palazzo, affinché tutti possano avere il loro posto auto, perché anche noi abbiamo il posto auto ma non abbiamo la macchina. Piccolo particolare, c'è anche il tappetozzo Damac Maison Distinction. Questa è l'entrata, non si può fare troppo casino, abbiamo tutta la reception lì, un ristorantino, c'è anche il desk per andare a fare tutte le attività che si vogliono fare a Dubai. E la cosa bella di questo Damac, anche perché siamo stati già al Damac lo scorso anno, questo è un altro Damac diverso. Una parte della torre fa parte dell'hotel, la prima metà, diciamo dal basso fino a metà, e poi la superiore invece per i condomini, quelli che vogliono stare proprio qua residenti. Prendiamo questo ascensore qui, olè. Apriti sedano, perfetto. Prima di farvi vedere a che piano siamo arrivati, andiamo all'HC, che non so cosa voglia dire, ma è dove ci sono diverse, diciamo, strutture, tipo come la spa, la palestra e anche la piscina. Non capisco perché ci sono dei dildi appesi. Qua si può veramente andare verso la spa, mentre di qui è l'ingresso per la piscina e di qua c'è direttamente la palestra. Super spaziosa, non ci sono troppissimi però, diciamo, attrezzi per muoversi. Olè. Come sempre, vibes tipo Miami, lettinozzi, sole nasce di là e tramonta tipo laggiù, quindi bene o male la piscina è sempre al sole, cosa che non avevamo nello scorso building. Però la piscinetta è molto molto più piccola, di qua diciamo è il reparto adulti, qua a destra invece per i bambini, sarà alta tipo, ecco, tipo 60 centimetri. A fianco alla piscina ci sta anche il bar dove si può venire a fare aperitivo o mangiucchiare, sempre con la vista devastante. Quando scelgo un appartamento devo appunto seguire queste tre cose. Una, deve essere lontano dalle autostrade. Due, deve essere lontano dai cantieri. Tre, deve essere lontano dalle moschee, perché come avete capito è tutto inerente, diciamo, al tema casino, anche perché questa città è sempre in completa, diciamo, costruzione. Poi qua girano veramente macchine di ogni tipo, più alti state di piani, più pagate ma meno rumore sentito. Moschee qua intorno non ce ne sono perché siamo in zona downtown. Lì c'è una strada mediamente grande ma non si sente troppo casino. E i cantieri, sì, purtroppo ci sono i cantieri, ma ancora non sono iniziati, quindi non si sente troppo casino. I piccioni. In ogni caso, quando venite qua non vi dovete preoccupare di niente, perché basta che venite, anche se vi scordate l'asciugamano. È qua, è gratis, ve lo prendete, vi sdraiate e fate i comodi vostri. Direi che ora è tempo di continuare a salire di piano. Tac, si sale. Come nei videogiochi, ci sta un piano
dove non è possibile andare. Andiamo al 26esimo piano perché tra il 24 appunto e il 26 ci sta questo piano che non è possibile premere, ma esiste. Anche se lo guardiamo da fuori è un piano molto più alto e largo. Andiamo all'esplorazione. Se a quel piano non puoi andare con le scale lo dovrai affrontare. Qua, oddio. Giuro, la prima volta che vedo questa cosa qua insieme a voi. 25esimo piano. Non è segnato sugli ascensori. Guarda che roba. Vengono nascosti i bambini. Electrical room, water. Qua c'è il rischio di rimanere sordi. Cos'è sto piano? Water meter cabinet e mechanical room. Oddio, oddio. Ma ci sono tutte le lampade. Ma cos'è sto piano? Quindi praticamente qua c'è il vero cuore pulsante di questo building. Io che pensavo di trovarmi la sicurezza, gente che mi avrebbe preso in ostaggio, che anche perché sembra un po', l'ambientazione. Comunque, torniamo su. Prendere l'ascensore. Continuo a non comprendere perché ad ogni piano attaccano dei dildi al soffitto. 52 piani. Noi andiamo al 39esimo. Dove sta esattamente il nostro nuovo appartamento. Siamo passati dal 15esimo al 39esimo, cioè raga, completamente cambiato tutto. Ci sta la stanza dove si butta la spazzatura. Sembra di essere in un'astronave. Finisce tutto in questo buco gigante. Oh mio Dio. Oltre ad aver scelto un piano molto alto, abbiamo anche scelto uno dei due migliori appartamenti perché hanno la migliore vista. Sempre col mio piccolo cibo che arriva a casa, la colazione, protein shake, gli snack, pranzo, la cena, tutto, per arrivare a un totale di 2000 calorie. Così non si perde tempo, si lavora e si produce di più. Prendiamo la nostra carta e voilà. Benvenuti in casa Sashotsu. Prima cosa è accendere la luce, invece con questo pulsante si staccano tutti, questo è il capo dei capi che stacca tutta l'elettricità quando vuole. Porta, ovviamente si chiude a piacimento, con carta elettronica come abbiamo visto, e questo è l'esatto appartamento di casa nostra. È un two bedrooms, quindi una casa molto più ampia rispetto a quella che avevamo prima. Si divide in due parti, come potete vedere di qua andiamo verso le camere da letto e i bagni, mentre di qua andiamo verso la sala e la cucina. Sì, non abbiamo una scarpiera ancora, però... Considerate che siamo qua da... tipo 5 giorni. Andiamo verso questa direzione, capitano. Abbiamo il cestone della nostra lavanderia, il cucinotto già bello attrezzato. Abbiamo ancora la cucina a gas, non so perché non l'abbiano fatta elettrica. Quindi cucinotto abbastanza spazioso, frigorifero, frizzerozzo, c'è tutto, lavastoviglie, posto per il cestino e il fornetto per farci le spinacine. Tutta questa roba è tutta la roba che abbiamo portato direttamente noi, con vista direttamente sulla sala, quindi è molto aperta. Ci spostiamo in sala, abbiamo delle sedie fatte così, con tavolozzo di vetro. Questo pezzo di divano viola e quella sedia viola là proprio voleranno dal terrazzo per finire in qualche, non so, sgabuzzino, box, diciamo, a pagamento. Veramente terribile. Però chi l'ha comprata la voleva così. E quindi, niente, abbiamo le sedie blu e il divano mezzo grigio, mezzo viola. Però molto comodo, che va direttamente sulla televisione. In realtà poco ci frega, anche perché ci sono solo i canali in inglese e in arabo. La cosa più importante di questo tavolozzo, le foto di famiglia, con anche mamma, papone e piccolo sasciozzo. Non so se siete pronti a vedere la vista di questo appartamento. C'è anche ventissimo qua. Amici, benvenuti in... Oh, volato un mocio. Da qua, in realtà, essendoci che il terrazzo è molto molto lungo, hai tempo per metterti la scopa, la Nimbus 2000 nel culo e correre. E correre così e prendere il volo. Ragazzi! Ma che vista, Ma che vista, Vi rendete conto che esci qua e vedi sta roba? Cioè, questa penso sia una delle top viste che si possono avere a Dubai. Questa è la piccola panoramica che si può vedere di giorno. Guardate di sera quanto è illuminata. Cioè, follia. Io l'ho sempre detto, Dubai di sera vale 100, Dubai di giorno 30. Di notte ha qualcosa di magico. Esattamente in quel punto lì, dove proprio il dito, eravamo a fare l'intro del nostro video. Si vedono le fontane che adesso non stanno funzionando, ma di sera sono veramente bellissime da vedere. Guardate, laggiù si vede tutto il mare. Lì abbiamo l'address downtown, Burj Khalifa. Là dietro abbiamo l'address Skyview, quello che sembra che ha un ponte in mezzo tra due edifici. E questo qua invece è tutto il nostro terrazzo. Adesso non si vede perché i vetri sono tutti, diciamo, riflessi, ma qua dentro abbiamo le due camere da letto, di qua e un'altra di là. Cioè, guardate quanto è lungo. È un qualcosa che sento in questo momento, cioè è impattante. Io, ci sono dei momenti in cui tu vedi qualcosa e in quel momento ti senti proprio bene, perché sei più rilassato, che sei più carico, sei più felice. Per me essere qua in questo momento mi rende orgoglioso. Vedermi ogni giorno e ogni anno migliore o più avanti di quello che Sasha era prima mi fa stare proprio bene. Quindi spero che questo 2024 proprio voli
e sia ricco di tutte le cose che ho seminato sia nel 2022 e nel 2023, perché sono stati gli anni più pesanti e strong, e se sono riuscito a passare quelli adesso proprio si vola all'infinito. Ma comunque andiamo adesso verso sinistra, perché entriamo intanto nel bagno, chiamiamolo per gli ospiti o per la seconda stanza da letto che vedrete tra poco. Specchio per vedere se i brufoli, lavandino ovale, il cesso, perché se non c'è un cesso non è un mio video ovviamente. In questa casa ce li abbiamo entrambi, però normalmente questo è ciò che pulisce tutto il gabinetto, e poi l'acqua va a finire in questa, vabbè, c'è una botola qua sotto. No ragazzi, non è il doccino per il culo, però io ho inventato il doccino per il culo e funziona bene. E a fianco abbiamo vasca, doccia, posto per gli asciugamani, e si prosegue. Prima vi faccio vedere la master bedroom, perché di qua c'è la seconda stanza da letto dove lavoro. Questa qua è la stanza invece dove dormiamo, con letto matrimoniale gigante, due specchi giganti ai lati rispettivi con i comodini, il nostro bellissimo Ozak che non vi ho mai fatto vedere e mostrato, ma abbiamo questo piccolo drago barbuto che abbiamo salvato da una famiglia che voleva abbandonarlo. Sì, sto parlando di te. Questa era la fine del balcone che abbiamo visto prima. Bagno, questo direttamente in camera, che è esattamente uguale all'altro, con l'unica differenza che qua abbiamo il bidet. Lo giuro, non so come sia possibile. C'è il bidet, non l'ho mai visto qua. Non potevo non prendere questo appartamento. E abbiamo anche il doccino per il culo. Comunque c'è anche il poggianerchia. Quando ti rompono i coglioni ti metti così e tutto si tranquillizza quando c'è il poggiacoglioni. Non so se ve ne frega qualcosa dei numeri, della numerologia eccetera eccetera, però sono andato l'anno scorso ad abitare al 15° piano, che è il mio numero che vedo ovunque, mi continua ad apparire. Quando ho iniziato a studiare un pochettino di più i numeri, ho visto che il mio numero, io sono nato il 6 dicembre, tutto mi riporta al 6. Se prendete il numero 15, 1 più 5 fa 6, e adesso stiamo abitando in un appartamento che è al 39° piano. 3 più 9 12, 12 se lo dividi diventa 1 più 2 3, e comunque rimane sempre un numero collegato al 6, perché il 3, 6, 9 sono numeri collegati. Quindi ho questo feeling con il numero 6, con i numeri, e per ora io mi sto affidando tantissimo ai numeri. Voi vi direte, ma che cazzo di vita è affidarsi ai numeri? Lasciatemi correre, che per ora sta andando tutto bene. Andando a vedere la seconda stanza da letto, così finalmente gli ospiti non dormiranno sul divano, anche quelli che non hanno mai pagato per un divano. Non so per cosa sia questo spazio, ma ci potrebbe essere anche un mobiletto, ma l'abbiamo utilizzato momentaneamente per la mia valigia, perché tra poco faremo un viaggio in un posto che a voi piacerà tantissimo, quindi ho già preparato tutto. Ma proseguendo per la stanza, amici miei, abbiamo Bebots. Ciao. Ciao. Abbiamo reso questa parte, diciamo, il nostro ufficio, così da una parte dormiamo e dall'altra lavoriamo. Abbiamo due letti singoli, sempre diciamo un po' sistemati come nell'altra stanza, con ovviamente armadi direttamente incassati nel muro, come potete vedere. Questo era direttamente mio e me lo sto continuando a portare, diciamo, in giro, con sedia, microfono, computer, telecamera, secondo schermo, luci. Perché se ancora non l'aveste capito, ho iniziato anche a fare le live su Twitch 4 giorni alla settimana, dalle 19.30 alle 21.30 italiane, quindi ci sentiamo anche lì. Vi lascio sempre il link in descrizione. Ho anche comprato l'anno scorso una tela per fare i tappeti. Non so se avete presente che c'ho anche la pistola, guardate, il machine gun, per sparare dentro tutti i rotoli di lana e fare dei bellissimi disegni. Ah, e ho dimenticato di mostrarvi che qua, vabbè, classica aria condizionata tipo stile hotel che esce direttamente dai muri. Per concludere questo home tour, vorrei farvi vedere il POV del sasciozzo che si siede, e quando è un attimino stressatuccio fa questo. Ma che vista è! Sicuramente rispetto allo scorso appartamento, dove pagavo 100.000 dirham all'anno, escluse bollette, al cambio attuale sui 25.000 euro. In questo appartamento, salendo ovviamente di piano e salendo anche di vista, perché prima davamo sul deserto e adesso diamo sul Burj Khalifa, siamo saliti un pochettino di prezzo. Per un anno, quindi pagato tutto per intero in anticipo per un anno, è costato 150.000 dirham. Alla conversione in euro dovremmo essere intorno ai 39-40.000 euro l'anno. Intorno al Burj Khalifa si trovano appartamenti anche molto, ma molto, molto più costosi. Quindi direi che è stato un ottimo affare. Come ultima cosa, anche per i più nerd e per i nostalgici del gaming, volevo fare insieme a voi uno speed test. Ebbene sì, perché ci sta la Gigabyte, abbiamo 9 millisecondi di ping, 600 quasi di download, più dovremmo arrivare anche qua a un 300 mega di upload. Se solo mi immagino che 15 anni fa usavo la 3 mega... Vabbè, comunque amici, direi che per questo video è tutto, spero che questo home tour vi sia piaciuto, mi fate sapere un commento di quello che vi piace o vi è piaciuto di più, o quello che comunque vorreste vedere sul canale prossimamente. Supportate questi video, mi raccomando, e vi aspetto sia su Telegram che su Twitch, ci sono i link direttamente qua in descrizione. Non vedo l'ora anche di farvi vedere cosa ci sarà dopo, sia come viaggi e sia come crescita di quello che il sasciozzo sta facendo. Per il resto però non vi do altri spoiler, vi mando un baciozzo, ci si becca al prossimo video, ciao ragazzi.